io ringrazio la professoressa Di Franca per l'esposizione che ha fatto, un'esposizione che è frutto di un lavoro sul campo e di un lavoro che è durato anche parecchio tempo. Non siamo stati, diciamo così, estranei alle telefonate di chi ci diceva: guardate, ci sono dei matti che guardano gli alberi. E noi dovevamo spiegare che stavamo facendo il censimento degli alberi. Più e più volte ci hanno detto che giravano degli spacciatori con giardini, perché questa è la fiducia. La fiducia che abbiamo dovuto spiegare più e più volte che non si trattava di spacciatori, ma si trattava di esperti nel settore. Ringrazio per la presenza naturalmente l'assessore Zeppa, i consiglieri Poli e Gabrielli che ho dispensato, ringrazio i rappresentanti dei comitati di quartiere, il portavoce della consulta dei comitati di quartiere Mario Briganti e i rappresentanti delle associazioni ambientaliste. Credo che questo punto zero, come in tanti altri settori, andasse fatto ed era doveroso farlo. Tra pochi giorni lo faremo anche con l'inizio delle pratiche per il PUMS, che è il piano urbano della mobilità sostenibile, e su tutte le altre questioni che riguardano una cosa che faceva sorridere, che diceva all'inizio Calamina, la pianificazione, che sembra una roba cosiddetta cortina di ferro, ma che invece ha un senso, perché alle volte il lavorare ad occhio è una roba che costa di più e che non produce gli effetti desiderati. Probabilmente fare il punto a volte significa anche ammettere i propri limiti, ammettere le proprie problematiche, che sono anche naturalmente poi di natura economica, purtroppo la maggior parte dei casi è dovuta al personale che abbiamo, il personale ormai ridotto all'ossicino, come le Colleferro è rimasto con un solo giardiniere comunale, per quanto di buona qualità rientrerebbe nella fascia verde, diciamo, o al massimo in quella blu, è pur sempre uno solo, insomma. La nostra è una città che nella maggior parte dei casi per la cura del verde ricorre ormai all'uso delle ditte esterne. Quello che si fa è di solito concordato con i comitati di quartiere, con le associazioni che stanno sul territorio. La questione del taglio è sempre una questione traumatica. Il taglio è l'ultima razio, l'ultima scelta che di solito noi facciamo. Se l'albero non è pericoloso, di solito non lo tagliamo assolutamente. Deve essere proprio raro il caso in cui si decide l'abbattimento. Persino su quei tipi di infestanti ci siamo confrontati, perché per me io non taglierei manco quelli, insomma. Poi la professoressa mi ha spiegato invece che quel tipo, ma anche la caccia, quella di natura diciamo così selvatica, ha una pericolosità per le specie autoctone, che invece soffrono l'invasione di questo tipo di infestanti. Io dico che le specie autoctone debbono rappresentare esclusivamente il nostro impegno nei prossimi anni, perché è inutile che noi continuiamo a piantare piante che poi soffrono, perché questo non è il territorio adatto alla loro crescita. Il tema dei pini è un tema molto molto complesso, su cui naturalmente si sviluppa un dibattito molto tosto, perché noi ci ritroviamo sempre in polemica con una parte della città ogni volta che ne abbattiamo uno, però ogni volta che capita l'incidente buona parte della città ci chiede di abbatterne altri. Dopo una settimana che passa l'incidente, una parte della città ci dice di non abbatterli, e dopo che cade un altro incidente, un'altra parte della città ci chiede di abbatterli. Quindi il tema dei pini è un tema estremamente delicato, soprattutto i pini che non sono collocati all'interno dei parchi, ma sono allocati lungo le arterie di grande scorrimento del traffico. Quei casi li stiamo affrontando uno per uno. Io purtroppo Facebook è un luogo dove è difficile confrontarsi, ma ho letto che in alcuni casi, in buona fede, si fa fatica a capire l'italiano,
Io non ho detto nel post che ho scritto sulla città metropolitana che verranno abbattuti 200 vini, ho detto che i 200 vini sono stati sottoposti alla perizia agrotecnica per comprenderle, per comprenderne le caratteristiche fisiche e deciderne l'abbattimento. Quindi gli agronomi della provincia, dell'ex provincia, ne hanno messi sotto controllo 200 e abbatteranno quelli pericolosi, non abbatteranno 200 vini tutti insieme. E naturalmente l'obbligo approvato in consiglio provinciale è quello di sostituirli con le specie autoctone, soprattutto quelle che sono abituate a crescere in questi luoghi. Allo stesso modo l'impegno che abbiamo avuto in questi anni nelle scuole è stato quello di non sovraccaricare i parchi scolastici, soprattutto sapendo che naturalmente alcuni tipi di alberature negli anni crescono in maniera importante, per questo da anni noi scegliamo in occasione della festa dell'albero di piantare nelle scuole le piante da frutto, che le piante da frutto assicurano anche un aspetto didattico con cui le maestre possono lavorare, che è quello della fioritura e della appunto diversità di frutti che producono, ma assicurano anche al netto dei ciliegi una crescita non eccessiva, perché a parte i ciliegi che hanno uno sviluppo importante, le altre alberature considerate genericamente da frutto hanno una crescita che nei giardini scolastici può avere uno sviluppo non eccessivamente ingombrante. La questione delle potature è una questione di cui bisogna tener conto naturalmente e che va condivisa con chi effettua le potature, perché spesse volte il comune, non avendo più personale esperto, si dedica completamente ad un approccio che viene dal privato, che ti consiglia volta per volta come intervenire, e da questo punto di vista noi, avendo il quadro complessivo, da oggi facciamo un punto zero e ripartiamo. Ripartiamo magari anche con una visione di trasporto di questo lavoro su un supporto multimediale che possa magari anche interagire con i cittadini, con le associazioni, con le persone interessate, affinché ci sia un controllo del territorio che non viene soltanto da parte comunale ma anche da parte di ogni singola organizzazione o di ogni singolo cittadino. La questione dell'incrementazione, oltre che del mantenimento, è un obiettivo dell'amministrazione, perché è chiaro che va mantenuto quello che c'è, ma va anche implementato il patrimonio arboreo, visto che non solo dal punto di vista del contenimento climatico, ma anche dal punto di vista del contenimento dei venti, il patrimonio arboreo ha un suo ruolo importante. Avete letto quante polemiche ci sono state in provincia di Latina sull'abbattimento degli eucalipti, che sono stati per anni importanti barriere frangivento all'interno della pianura bonificata. Dopo l'abbattimento degli eucalipti ci sono stati dei disastri dal punto di vista del maltempo. Stessa cosa la storica azione del principe Ruffo alla Selva, voglio dire, la conosciamo in tanti, le famose barriere arboree e frangivento delle mimose che avevano lo scopo di proteggere i vigneti e che avevano un senso, perché garantivano un mantenimento a parte del clima e della temperatura, ma anche del contenimento dal punto di vista dei venti. Venti che sono sempre più imponenti, che sono cambiati rispetto ai venti di 10 o 20 anni fa e che soprattutto per quanto riguarda le specie più fragili, non quelle più alte, perché noi commettiamo spesso questo errore. Avete sentito che con sommo stupore di tutti, compreso il sottoscritto, gli alberi più alti che stanno in città sono i platani e non i pini. Però i platani, nonostante di vento, non fanno una piega, mentre i pini, nonostante a volte abbiano anche una struttura che sembra non avere problemi, vabbè, tralascio il mio giudizio personale sulla questione, però ci creano il problema della sporcizia continua dal punto di vista delle materie resinose sulle sedute, che è un problema perché Piazza Italia è molto frequentata tutta la mattina e le persone hanno difficoltà ad utilizzare le sedute perché sono continuamente diciamo così messe fuori uso dalle resine e dai problemi che quel tipo di piante crea. D'inverno non dà ombra nemmeno nelle ore di maggiore luce, d'estate hanno il problema della presenza delle api e della presenza di altri tipi di insetti e di quella delle resine. Questa è una roba che mi fa piacere condividere stasera con un po' di persone, perché pensavamo che interessasse veramente a pochi, evidentemente a qualcuno interessa,
e che ci poniamo come punto zero sul tema del verde pubblico. Credo che da questo punto di vista su tanti quartieri si possa procedere ad una maggiore attenzione, ad una maggiore piantumazione, e questo lo dobbiamo fare essenzialmente veramente non per noi, ma per coloro i quali verranno dopo di noi. Io non so il clima di questa nostra Repubblica e di questo nostro Paese come sarà fra vent'anni, ma credo fortemente che dipenderà dalle azioni degli uomini che abitano questo nostro presente. Se gli uomini che abitano questo nostro presente avranno la capacità, la lungimiranza di comprendere quanto il rapporto fra uomo e natura non debba essere concepito come il rapporto che è stato concepito in tutto il Novecento, un secolo che ha sradicato completamente millenni di sapere e millenni di convivenza e di rispetto fra uomo e natura, e che ha totalmente invertito le parti, con un uomo che più che abitante è stato predatore e ha messo in ginocchio, diciamo, alcuni equilibri fondamentali di un sistema che andava avanti da millenni. L'uomo non del Novecento, ma di questo nuovo secolo, sarà in grado? Io non lo so se sarà in grado, non so se i grandi governanti della Terra abbiano in testa la questione ambientale come priorità del loro agire quotidiano, però penso sempre che le azioni quotidiane di ognuno di noi possano influire sul consumo, sull'attitudine alle buone pratiche e sul rispetto e sull'insegnamento del rispetto, che a me preoccupa se i ragazzi si divertono rompendo gli alberi. Io sono uno che tendenzialmente sopporta e comprende le stravaganze e le voglie di infrangere le regole dei più giovani, perché ben venga quando i giovani non hanno schemi prefissati, però la devastazione, soprattutto quando riguarda la natura, è una roba che probabilmente è un sintomo molto negativo che va insieme alle scuole rimesso in riga. Stamattina abbiamo iniziato un percorso di consegna delle borracce in acciaio inossidabile, che è un segnale importante. Tantissimi genitori colgono l'occasione, visto che c'è la stampa, lo dico un'altra volta, mi hanno chiamato per dirmi mio figlio non gliel'hanno data, non l'abbiamo data stamattina. Stamattina abbiamo iniziato un percorso che durerà parecchie settimane e che consegnerà a tutti i ragazzi delle scuole da parte dell'amministrazione la borraccia in acciaio inossidabile, che è una borraccia diversa da quella in alluminio, di maggiore qualità, che ci consente di utilizzare meno la plastica e di bere l'acqua di Colleferro, che come sapete, daremo ulteriori dati nelle prossime settimane, è molto migliorato. I dati che abbiamo visto ieri e l'altro ieri sono ancora migliori di quelli che abbiamo visto il mese scorso, e le nuove operazioni che concluderemo dal punto di vista dell'adduttore principale nei mesi di marzo ed aprile probabilmente le miglioreranno ancora. Questo fa parte di un obiettivo strategico dell'amministrazione. Io l'ho citato anche ieri sera in Consiglio Comunale parlando del bilancio di previsione, che è quello di investire sull'educazione dei cittadini più giovani e meno giovani, al di là delle questioni anagrafiche, ma di investire sull'educazione, che mi sembra un investimento che alla lunga porta i suoi frutti. Non credo di dover dire altro, ringrazio la dottoressa, la professoressa e coloro i quali hanno collaborato con lei, e spero che questo patrimonio, non solo dal punto di vista vegetale ma anche dal punto di vista di ricerca, possa essere condiviso il più possibile con la popolazione residente.